Buonasera, signore e signori. Wow, sono particolarmente emozionata, ma direi anche onorata questa sera. Vi accolgo e vi do il benvenuto al nuovo Teatro Comunale Sebastiano Arturo Luciani. Come ben sapete, il Teatro Comunale è stato finalmente riaperto dopo 40 anni di chiusura e di inattività. È stato intitolato proprio al maestro Luciani, compositore, musicologo e critico cinematografico acquavilese. Ferma convinzione di tutti è che questo luogo possa diventare un posto dove respirare cultura, storia, archeologia. Probabilmente anche il maestro Luciani ne sarebbe stato molto felice. In realtà questa però non è l'inaugurazione del teatro, che invece è prevista per mercoledì 30 marzo, ma un'apertura straordinaria organizzata appositamente per sostenere l'emergenza ucraina. Con questo concerto dell'Orchestra da Camera Nazionale di Kiev, la National Chamber Ensemble Kyiv Soloist, l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Musicale Giovanni con la Femmina e con la Caritas Diocesana, intende sostenere i cittadini ucraini coinvolti, loro malgrado, nell'immane tragedia della guerra, a cominciare proprio dai musicisti che a breve si esibiranno su questo palco. Abbiamo anche invitato qui sul palco una piccola rappresentanza di questo popolo, eroico e coraggioso, che sta soffrendo ed è costretto a fuggire dalle proprie case a causa dei ben noti bombardamenti che, ahimè, non risparmiano nemmeno ospedali e scuole. Questo concerto, prego, un applauso anche a lei. Concerto, inoltre, servirà a sostenere la prima missione umanitaria che un gruppo di cittadini acquavivesi, spontaneamente, ma con il sostegno dell'amministrazione di Acquaviva, di Monopoli e di Rutigliano, ha organizzato. Un primo pullman con viveri e vestiario è partito mercoledì mattina da Acquaviva e ha fatto ritorno venerdì sera a Rutigliano, dove i profughi, per lo più mamme e bambini, sono stati accolti e rifocillati. Qui volevo aprire una piccola parentesi, è stato molto carino il gestore della dolceria Sapone, perché ha offerto loro delle colombe, ha addolcito un po' questo passaggio che hanno dovuto sostenere queste famiglie. In questa impresa si sono offerti volontari due nostri concittadini, Beppe Di Pietri e Franco Chimienti. Bravi. Bravi, coraggiosi. Bravi, li conosciamo tutti, sappiamo la loro sensibilità e il loro spirito di abnegazione, perché loro hanno affrontato in prima persona questo lungo viaggio per portare al sicuro i piccoli profughi e le loro mamme. Poi magari ci racconteranno anche meglio come hanno vissuto questa esperienza. Ovviamente dovuti ringraziamenti per questa serata. Ringraziamo il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, e l'assessore Giuliana Creatore, la Misericordia di Monopoli, l'associazione Il Vaso di Pandora, Don Mimmo Giannuzzi, l'Archeo Club di Acquaviva, la Croce Rossa, gli scout della GESCI di Acquaviva, Overland Ovunque, la Protezione Civile ANPAS di Rutigliano, i frati minori del Santuario del Santissimo Crocifisso, l'associazione Betel Italia, che per l'occasione ha organizzato una raccolta fondi straordinaria, nonché tutti i medici che si sono messi a disposizione per i controlli sanitari, tra cui i nostri pediatri, la dottoressa Angela D'Adamo e il dottor Rocco Saldutti.
Ringraziamo infine la società di vigilanza La Fonte, che ha deciso di sponsorizzare l'iniziativa con la presenza della security e degli addetti antincendio. Un applauso per loro. Un importante ringraziamento va ovviamente all'amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti, qui rappresentata dal sindaco, il dottor Davide Carlucci, e dall'assessore alla cultura, la dottoressa Caterina Grilli, ai quali ovviamente un caloroso applauso, e ai quali cedo la parola. Credo che siano già pronti per salire sul palco. Ovviamente seguiranno anche altri interventi. Adesso buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, quelli sono qui presenti. Dunque, questa non è l'inaugurazione del teatro, questa la faremo il 30, però questa è non solo la prima volta dopo 40 anni che si apre questo spazio, ma è la prima volta che ad Acquaviva abbiamo un teatro. E questo è importante perché questo edificio è stato costruito nel 1800, è stato progettato nel 1872 perché fosse un teatro, ma non lo è mai stato. È stato un cinema, ha avuto altri spazi, però non è mai stato un teatro. E quindi da oggi inizia una nuova storia. E con questa serata straordinaria abbiamo voluto un po' anticipare l'inaugurazione. Però vogliamo dire una cosa importante, precisa, che questo teatro deve essere a disposizione della nostra comunità per creare ponti, per abbracciare altre comunità come quella ucraina, che oggi sta soffrendo. Ieri era quella afghana, somala, sudanese, domani chissà quale sarà. Il teatro, la musica, la cultura consentono questo slancio universalistico che la politica, la guerra tendono a sopprimere. È vero, l'uomo è l'unica specie sulla Terra in grado di progettare la sua stessa autodistruzione, ma possiede anche altre facoltà che possono fermare questa deriva. Sunny Ritter, quell'angioletto, quella ragazzina di appena 12 anni che ha suonato qui ad Acquaviva ed è stata premiata nel concorso pianistico internazionale di Acquaviva dell'Associazione Cesare, dell'Associazione Giovanni con la Femmina, che ringraziamo e alla quale dovrei dare un applauso perché con loro ci stiamo consentendo di cominciare questa nostra nuova storia. E lei ha fatto un appello su Facebook della Federazione Internazionale delle Competizioni Pianistiche. In questo appello si chiede di non isolare i musicisti russi e bielorussi come sta avvenendo purtroppo. Questo lo vogliamo dire anche stasera, che facciamo suonare un'orchestra ucraina. Se lo facciamo per far sentire tutto il nostro calore e amore nei confronti di un popolo che eroicamente resiste contro le bombe russe. Ma non lo facciamo per affermare che un popolo è migliore di un altro, non lo facciamo per deprecare il popolo russo, e se ci fosse stato qui qualche russo lo avremmo accolto con grande piacere. Lo facciamo perché prevalga la pace. La musica, la cultura in generale sono ambasciatrici di pace, e questo è il messaggio che noi vogliamo dare oggi. Purtroppo, qui vedete la storia di questo teatro, è una storia importante che per noi questo momento, questo giorno è importantissimo. C'è una sedia vuota che abbiamo lasciato qui nel palco, è quella di chi con me, con noi, con tutti noi ha creduto molto in questo momento, in questo giorno, che sarebbe stato con noi, che è il nostro vice sindaco Austagio. Di
chiudo dicendo solo una cosa, questo sforzo che sta facendo la nostra comunità è importantissimo, è molto oneroso, quindi noi speriamo che oggi si sia creata anche una certa idea in una comunità che capisce l'utilità di questo teatro e che quindi magari in futuro, perché il teatro sarà anche molto costoso, costa, sappiamo che costa molto, lo stiamo già sperimentando, magari insieme riusciremo a trovare il modo per gestirlo anche egregiamente, e quindi sarà necessario che questa comunità si ritrovi e affermi se stessa, e quindi il mio auspicio è questo. Grazie, e vorrei che salisse anche sul palco l'assessore Antonio Piangiolino, insieme a me, che ha seguito con grande attenzione anche gli ultimi passaggi di quest'opera pubblica, di questo teatro. E infine, niente, poi ho chiesto all'orchestra ucraina, noi non la siamo riusciti a trovarla, ma abbiamo con grande, io indosso la fascia tricolore, ma oggi è anche importante questa bandiera, che è la bandiera dell'Ucraina. Siamo con il popolo ucraino. Siamo emozionati, cioè veramente come se fosse una nostra creatura, e ci dispiace che manchi appunto ostaggio con il quale negli ultimi tempi venivamo sempre a fare sopralluoghi in questo teatro, e niente, non vedevamo l'ora che si aprisse, e lo stiamo aprendo senza di lui, ma sono certa che lui è qui con noi, a parte che c'è Dorella. Allora, niente, per quanto riguarda, allora questa è un'apertura straordinaria, come ha detto il sindaco, e le prossime aperture saranno il 30 e il 31 marzo. La giornata del 30 sarà dedicata proprio a Sebastiano Arturo Luciani, a cui è intitolato questa struttura, quindi ci sarà l'inaugurazione di una mostra e nel contempo la Filarmonica Pugliese che suonerà le quattro stagioni di Vivaldi, sempre questa breve rassegna che abbiamo avviato grazie appunto all'associazione di Giovanni con la Femmina, che ci dà una mano nell'organizzazione degli eventi. E il 31 invece sarà una giornata dedicata a Suppiani, e in cui parleremo di legalità, anche in cui ricorderemo ancora Ostacio, la figura di Ostacio, e poi un altro evento, l'unico altro evento al momento previsto è quello di Benedetto Lupo il 29 aprile. Dopodiché penso che le risorse saranno esaurite, perché oltre questo teatro ci costa, soprattutto per quanto riguarda, costa più forse aprirlo, il teatro, con tutte le figure anche specializzate, tecniche e quant'altro, che il cachet degli artisti. E quindi speriamo insomma di riuscire ad aprirlo in maniera metodica, ecco, è ciò che ci auguriamo. E io volevo anche ringraziare Michelangelo Busco, perché ci ha dato una grandissima mano questo, perché appunto noi siamo proprio vergini da questo punto di vista, quindi non sapevamo quanto potesse costare il teatro, e anche per l'organizzazione insomma non è, sembra facile, ma non lo è. E niente, io vi auguro un'ottima serata, una bellissima serata. Ringrazio anche gli ucraini che sono qui oggi presenti, oltre che l'orchestra. Sì, sarà brevissimo, sarò brevissimo, perché è stato già detto tutto. Io sento intanto questa eredità pesantissima di questo amico
che ci ha lasciati così improvvisamente, e mi trovo qui indegnamente per ricordare a tutti noi, ecco, la sua presenza anche con questo simbolo. È un posto questo nel quale speriamo di poter fare in modo che i nostri figli sognino, le nostre figlie e i nostri figli sognino qualcosa che probabilmente qui è sempre mancato, no? Perché la cultura c'è sempre stata, c'è tanta gente che fa arte, che fa teatro, qui c'è una vita, musica, è bellissima, è una città musicale, piena di talento. Ecco, questo è un posto nel quale forse possiamo sperimentare l'incontro con altri artisti, come stasera, questi grandissimi artisti che donano questo dolore attraverso questa grandissima arte. Quindi io faccio un augurio a tutti noi, insomma, di tenerci questo come veramente un dono speciale da alimentare con l'impegno di tutti, come ha detto il sindaco. Non sappiamo come fare. Ci stiamo muovendo e poi la pandemia non è... lo scopriremo vivendo. La pandemia ci ha anche rallentato alcuni, perché i programmi si erano fatti, però poi la pandemia ha messo in discussione tante cose. Per cui dobbiamo ricominciare ogni giorno per cercare di, ecco, fare in modo che questa struttura sia il cuore, uno dei cuori di questa città. Quindi grazie a tutti di esserci stasera e continuiamo a portare avanti questa cosa. Grazie a chi ci ha aiutato, anche tecnicamente ci sono alcuni dipendenti, perdonatemi, io direi veramente tutti i dipendenti del nostro comune, che si sono spesi tantissimo, sono pochi e lavorano in condizioni veramente difficili, però veramente qui c'è stato una dedizione alla città, al lavoro, che è veramente encomiabile. Io devo ringraziare dal profondo del cuore, perché veramente come riusciremo a fare a mantenere avanti questa struttura. Io vorrei invitare Aldo Patruno sul palco, che ci ha dato questo onore, insomma, di essere qui stasera. Grazie. Sì. Io volevo anche salutare anch'io Michelangelo Brusco, mi permetto anche di dare un saluto al padre che ci ha lasciato pochi giorni fa, ed era di Acquaviva, e quindi qualcuno di voi lo conoscerà, e quindi vorrei, insomma, anche un momento anche per questo. E mi unisco anch'io al ringraziamento nei confronti dipendenti comunali, molti sono presenti qui per questo teatro, ma voglio anche fare un ringraziamento, perché la serata di oggi è anche per questo, a tutte le associazioni di volontariato che si sono prodigate, che sono state citate, ma che saliranno sul palco e racconteranno quello che hanno fatto. Grazie. Ciao Aldo. Ciao signora, buonasera a tutti, soltanto due parole, perché c'è un evento bellissimo che ci aspetta, veramente solo una parola vorrei dire: la riapertura di un teatro dopo 40 anni è una cosa straordinaria già di per sé, e per questo io devo congratularmi con la comunità di Acquaviva, con l'amministrazione comunale, ma aver fatto coincidere questa apertura con questo omaggio, con questo momento, è ancora più straordinario, credo, rimarrà scritto nella storia di questa città e della nostra regione, perché ha ragione il sindaco, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, la cultura è l'unico strumento di resistenza civile che c'è in mondo, perché dove ci sono guerre e pandemie i teatri si chiudono. Questa riapertura stasera invece è un segnale di speranza, l'unico, diciamo, che le nostre possibilità siamo in grado di offrire ai nostri fratelli e sorelle. Quanto poi alla sopravvivenza di questo teatro, il momento in cui l'avete aperto, state certi che la Regione Puglia sarà a vostro fianco per consentire che questa cosa, dopo questa simbolica apertura questa sera, possa andare avanti a me. Buonasera a tutti. Vogliamo chiamare sul palco Beppe Di Pietri,
e anche Don Mimmo Giannuzzi, così ci raccontano la loro esperienza. Non so se c'è anche Franco Pimenti, no, forse non c'è. Tanto buonasera a tutti quanti. Diciamo, questa iniziativa benefica che c'è stata in questi giorni, cioè essere andati al confine tra Slovacchia e Ucraina per portare 38 persone che fuggivano dalla guerra qui in Puglia, è un'iniziativa che è nata proprio grazie al teatro. È un'iniziativa che è nata grazie al fatto che, sapete, mio fratello è un tenore lirico e il suo caro amico, un direttore d'orchestra, Elio Ciolo di Monopoli, ha una moglie che proviene dall'Ucraina e lei voleva portare in salvo quanti più amici e parenti possibili. Insieme abbiamo stilato una lista e in 3 giorni siamo riusciti ad organizzare un viaggio di 4.000 km andate e ritorno per andare a prendere queste persone. Ma intanto, diciamo, siamo partiti con un pullman carico di farmaci e di viveri, perché serve tutto, al confine serve tutto. Pensate che un confine dove arriva una famiglia al minuto, dove non c'è ancora un campo profughi, quindi se trovi un passaggio nelle prime 12 ore, bene, altrimenti resti a dormire alla ghiaccio. In questo momento la temperatura massima è sono di 2-3 gradi, la massima a mezzogiorno. Pensate cosa vuol dire passare una notte alla ghiaccio. E inoltre è importante correre, fare presto. Noi abbiamo rinviato di una mezza giornata la partenza e 3 famiglie non ci hanno fatto raggiungere il confine. 3 famiglie di cui conosciamo nome e cognome. Famiglie vuol dire mamma e bambini e basta. Non ci sono i padri, restano, come sapete, restano in Ucraina per combattere o per essere pronti eventualmente a combattere. Non possono varcare il confine. E poi ci siamo ritrovati ovviamente lì ad accogliere, dare passaggio, diciamo così, ad altre 11 persone che volevano venire in Italia. Alcuni di questi li abbiamo lasciati a Rimini perché avevano dei contatti, degli amici, dei parenti ucraini, così come la storia dei nostri ospiti ucraini qua ad Acquaviva. Ma altri ci hanno chiesto: possiamo venire anche noi in Puglia? Non sapevano neanche dove fosse la Puglia, non hanno nessuno. Hanno detto: c'è una casa, per non c'è accoglienza per noi. E oggi sono qui in Puglia, sono a Bari, sono ospiti delle suore, delle serve del Divino Zelo a Bari, stanno bene, sono al sicuro. E quindi, diciamo, è importante far presto. Queste persone stanno scappando, stanno continuando a scappare. La città che oggi accoglie più persone, sappiamo bene che è Leopoli, che oggi comincia ad essere bombardata, quindi è piena di ucraini che sono fuggiti da tutta l'Ucraina per andare lì, e oggi cominceranno a fuggire anche da Leopoli. Bisogna fare presto. È importante la generosità, accogliere, aprire le case, ma prima ancora, e questa è la ragione per cui sono su questo palco questa sera, e cercare di organizzare dei trasporti, andare a prendere queste persone. Potete immaginare, purtroppo non parlare di queste cose terra a terra, ma immaginate che oggi il costo della benzina supera i 2 euro e fare 4.000 km ha un costo anche per quelle autolinee che si sono messe generosamente a disposizione, abbattendo tutti i costi, ma hanno dei costi fissi. Quindi vi chiedo di essere generosi non solo nell'accogliere, ma anche nel cercare di fare in modo che si possa tornare e andare a prendere ancora altre persone, perché in questi giorni i nostri contatti, i nostri numeri di telefono stanno girando tra la popolazione ucraina presente qui e già ci arrivano richieste di altre decine di famiglie da andare a recuperare. Quindi cerchiamo di salvarli, di aiutarli ad accoglierli, fermo restando che noi dobbiamo sperare che questa sia per loro una breve parentesi e che possano quanto prima tornare alle loro case. Grazie a tutti. Bene, vi ringrazio. Io non sapevo che avevi dovuto parlare, perché loro pensano che siccome parlo sempre, e quindi questo potrebbe diventare un pulpito anche, però non mi farò la predica. Grazie per questo
invito per questa presenza. Innanzitutto vi porto i saluti dal Vescovo, che avrebbe voluto, io ho fatto un comunicato dell'invito del sindaco, purtroppo avevo un altro impegno, ma con dispiacere mi ha detto che di comunicare che avrebbe avuto grande piacere essere qui con noi. Innanzitutto voglio rilanciare quello che diceva un po' il sindaco. Mi piace pensare a questo concerto come un concerto per la pace, perché non dobbiamo abituarci all'idea che sia possibile vivere in nazioni in cui la guerra sia una cosa normale. Allora vogliamo sentire dentro di noi un po' questo disagio oggi, portiamolo sempre con noi, per ricordarci che la pace deve essere l'obiettivo. Queste sono delle emergenze che sono necessarie per poter aiutare le persone, ma neanche non dobbiamo perdere questa fiducia e questa speranza, anche nelle relazioni tra di noi, perché la pace inizia già in mezzo a noi, nelle nostre relazioni. Quindi invece pensare così oggi, a questo momento, questo richiamo, questo concerto, dove la musica ci porta a una pace interiore ma anche tra di noi. Una seconda cosa, vorrei ringraziare perché un po' questa iniziativa ci richiama, ci permette anche di raccontare alcune storie di carità, perché è vero che Acquaviva è una città della musica, dell'arte, sono tantissime artisti, è anche una città molto generosa, ci sono delle attenzioni, dei luoghi di carità, di solidarietà, pensiamo all'Emporio dove ogni giorno distribuiamo quello che è necessario per tante famiglie della nostra città e non solo. Pensiamo alle mensa, alla mensa che abbiamo istituito da pochi anni, a una casa che abbiamo presso Sant'Agostino, la casa San Pietro, che ospita da diversi anni giovani stranieri che sono qui, che vengono dalle terre africane, che sono presenti qui nella nostra città. Pensiamo ai ragazzi al servizio civile, che hanno accolto alcuni giovani che raccoglie e fanno il servizio civile nelle strutture della Caritas che è presente nella nostra città. C'è tanta carità silenziosa, tante persone buone, generose, che ci danno anche tanta fiducia, e l'invito che poneva adesso Beppe, un po' richiamo, a poter continuare poi nella vita quotidiana, perché queste famiglie hanno bisogno di essere accolte, sostenute, accompagnate, hanno bisogno di una scuola in cui imparare l'italiano. So che anche le scuole della nostra città si sono messe a disposizione, non solo. Quindi questa è una cosa molto bella. Mi auguro che da questa esperienza, seppur difficile, possiamo crescere tutti in umanità. Ed è la cosa più bella che ci aiuta a sentirci donne e uomini veri, che fanno della loro umanità, fanno emergere la loro umanità, le cose più belle. Dinanzi alle guerre, o anche alle pandemie che abbiamo vissuto, ci possono essere due reazioni, la paura, la chiusura, l'egoismo, oppure ci può essere la generosità, la nuova umanità. E quindi auguro che questa seconda strada possa essere quella che vogliamo percorrere insieme. Grazie ancora, grazie perché mi avete invitato qui, anche se è stato un mese. Grazie, grazie a voi. Allora, ringraziamo Don Mimmo, ringraziamo Beppe Di Pietri, ringraziamo il nostro sindaco, l'assessore Grilli, Aldo Patruno. Vogliamo cominciare con l'inno nazionale e poi... Va bene, ok.
spazio alla musica. E ascoltando il concerto di stasera che sarà eseguito come da programma. Una piccola annotazione, il concerto prevede anche la presenza del solista di fama internazionale Francesco Di Rosa, considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti del panorama internazionale. Egli ricopre attualmente il ruolo di primo oboe nell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nel giugno 2021 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal nostro amatissimo presidente Sergio Mattarella. Vi lascio con questa piccola riflessione. Lo scrittore e drammaturgo Miguel de Cervantes ha detto: dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo. E l'augurio per oggi e per sempre, in ogni parte della terra. Buona serata, buon ascolto e viva la pace. Buonasera, vi leggo un messaggio dell'orchestra. Il primo brano, che non è il programma, esibiranno l'inno ucraino. Gentile pubblico, è molto difficile per noi essere qui. Come sapete, da più di 2 settimane il nostro paese è in guerra. Siamo molto preoccupati per le nostre famiglie e il nostro popolo. Quando siamo partiti la situazione era abbastanza tranquilla, non potevamo immaginare che le forze russe avrebbero puntato Kiev e le città principali. Invece è successo. Fare musica in queste condizioni è molto difficile, ma al momento non abbiamo alternative. Vogliamo allora onorare questo impegno raccogliendo tutte le nostre forze, mettendo tutto il nostro cuore in ogni nota. Suoneremo per i nostri familiari, per voi e per tutto il popolo ucraino che sta soffrendo. Vogliamo attraverso la musica lanciare un messaggio di pace e condividere la speranza e l'auspicio che questa guerra si fermi immediatamente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.